Bentornati all'appuntamento con TG Tech. Ecco riassunte le notizie più importanti della scorsa settimana. Dell Latitude Z, il primo portatile caricabile senza fili. Microsoft, Windows 7 ed Internet Explorer, ecco il punto della situazione. Adobe rilascia la versione 8 di Photoshop e Premiere Elements. Volume più basso, questo è il diktat della Commissione Europea. Rivoluzione Vodafone 360, Linux, interfaccia 3D e social network. Importante annuncio da parte di Dell. Da pochi giorni è possibile infatti acquistare Dell Latitude Z, il primo portatile al mondo in grado di caricare la batteria sfruttando l'induzione, senza la necessità di utilizzare cavi o fili. Costruito intorno a una piattaforma Intel CULV, il nuovo nato di casa Dell viene commercializzato con un display da 16 pollici con risoluzione 1600x900 pixel. La grafica fa affidamento sul Graphic Media Accelerator 4500 MHD di Intel, fatto che testimonia la destinazione di utilizzo business di questo modello, che è testimoniata inoltre dalla possibilità di adottare uno o due solid state drive sotto il profilo storage. Una serie di sviluppatori software che realizzano prodotti in competizione col browser Microsoft Internet Explorer hanno espresso il proprio disappunto in merito al recente patteggiamento tra l'Unione Europea e la stessa Microsoft, riguardante la possibilità di scelta che quest'ultima lascia ai propri utenti relativamente all'installazione di un browser web alternativo. Nel corso del mese di luglio, Microsoft ha proposto l'introduzione di un sistema che consentisse agli utenti di scegliere proposte alternative rispetto al proprio browser web. Il tutto si è concretizzato nel cosiddetto ballot screen, ossia letteralmente schermata di voto, dove l'utente ha la possibilità di indicare la propria preferenza in merito al browser. Secondo quanto riferito da un rappresentante del Comitato per i Sistemi Interoperabili, che vede anche la Software House Opera tra le proprie fila, il ballot screen è ritenuto generare confusione nell'utente che vuole cambiare browser, in quanto questa operazione richiederebbe numerose conferme e allarmerebbe l'utente con messaggi di attenzione e domande fuorvianti. Mozilla, sviluppatore del browser Firefox, sebbene sia favorevole a supportare il sistema del ballot screen, ha sottolineato presso l'Unione Europea la necessità di modifiche e chiarimenti al sistema. Staremo a vedere gli sviluppi della vicenda. Passando a Windows 7, Microsoft ha da tempo preannunciato le diverse versioni che verranno commercializzate e tra queste la versione Starter Edition che ha fatto parlare di sé. Microsoft identificò subito questo prodotto come il più adatto per i netbook. Vennero anche comunicati precisi vincoli hardware, oltre all'impossibilità di eseguire contemporaneamente più di 3 applicazioni. In realtà i limiti della Starter Edition saranno altri. L'interfaccia Aeroglass sarà disattivata, la taskbar sarà più semplice rispetto alle versioni standard, non è previsto AeroPick e la possibilità di gestire Home Groups. Inoltre non saranno presenti le componenti Windows Media Center, non potrà essere visualizzato un DVD e non sarà neppure possibile collegare il PC a un monitor esterno. Adobe ha rilasciato ufficialmente la versione 8 dei programmi di editing foto e video noti come Adobe Photoshop Elements e Adobe Premiere Elements. Derivate dai programmi professionali, le versioni consumer sono comunque complete di tutti gli strumenti che possono servire all'amatore voluto oppure al professionista che non necessita di lavorazioni troppo impegnative. Proprio dal punto di vista dell'editing, le maggiori novità riguardano la gestione delle immagini attraverso algoritmi mutuati direttamente dalla versione professionale CS3. Il prezzo consigliato per il mercato italiano della confezione in bundle con Adobe Photoshop Elements e Adobe Premiere Elements si attesta a 150 € IVA inclusa. La Commissione europea ha tra i propri obiettivi anche quello di tutelare la salute dei propri cittadini. Ultima tra le azioni in questo ambito è l'imposizione di nuovi standard di volume audio per tutti i dispositivi in grado di riprodurre musica. Secondo le prime informazioni, i limiti imposti al volume standard saranno di 80 decibel se l'ascolto arriva a 40 ore settimanali, mentre sarà innalzato a 89 decibel fino a 5 ore settimanali. Maglena Cuneva, commissario per i consumatori, ha affermato a riguardo: "I nuovi standard richiedono piccoli cambiamenti tecnici per tutti i riproduttori, al fine di garantire così l'utilizzo di default completamente sicuro. Se l'utente avrà intenzione di superare tali limiti, ovviamente potrà, ma avrà maggior coscienza dei rischi che sta correndo." Nuovi terminali con sistema operativo Linux Mobile, maggiore integrazione con i social network e nuova interfaccia 3D. Ecco le caratteristiche di Vodafone 360.
Il nuovo progetto del colosso della telefonia mira a mettere in piedi una nuova piattaforma per tutti i propri clienti. L'interfaccia rinnovata permetterà di comunicare in modo più immediato con i propri contatti e sarà disponibile sui nuovi terminali Linux costruiti in collaborazione con Samsung, ma anche su quelli con sistema operativo Android, Windows Mobile e Symbian. La nuova piattaforma porta con sé anche un Application Store per tutte quelle applicazioni realizzate dagli sviluppatori a livello mondiale. Grande novità di questo Application Store è la possibilità di permettere l'addebito in bolletta degli acquisti, facendo accedere al mondo dell'acquisto delle applicazioni tutto quel pubblico che non possiede la carta di credito, specialmente la fascia giovanile. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla news che abbiamo pubblicato sulle pagine di Hardware Upgrade, dove trovate anche un'intervista a uno dei responsabili italiani del progetto. Anche per le edizioni di Digitech di giovedì 1 ottobre è tutto, vi rimandiamo alla prossima settimana.